Richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Siena Bruno Valentini. Le accuse contestate dal pubblico ministero Antonino Nastasi sono quelle di falso in atto pubblico in concorso e omessa denuncia per fatti avvenuti tra il 2009 e il 2010 a Monteriggioni, comune del quale Valentini è stato sindaco fino a inizio del 2013, quando è stato eletto sindaco del capoluogo. La prima udienza del procedimento per valutare la richiesta di rinvio a giudizio sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice competente è stata fissata il 21 giugno. Sarebbero 18 le persone raggiunte da richiesta di rinvio a giudizio che a vario titolo sarebbero coinvolte nell'inchiesta con al centro una variante al regolamento urbanistico che avrebbe permesso la realizzazione di lavori edilizi senza le necessarie autorizzazioni tra loro anche ex dipendenti comunali e l'ex assessore all'urbanistica del comune di Monterigioni. Questo è il commento del sindaco di Siena Bruno Valentini. Come ho detto più volte era logico aspettarsi questo ulteriore passaggio procedurale, quindi non sono né sorpreso né turbato. Le accuse sono le stesse descritte nell'avviso di garanzia. Mi si attribuisce di aver avuto consapevolezza, senza sporgere denuncia, di irregolarità commesse da terze persone e di aver avuto consapevolezza della redazione imputata a tecnici comunali di un atto amministrativo di rettifica su cui pesa l'accusa di presunta falsità materiale. Il sindaco Valentini aveva già consegnato ai magistrati una relazione dettagliata su tutto quanto avvenuto in passato. Ero il resto sereno, dice Valentini, così come ripongo immutata fiducia nel lavoro della magistratura. Sono convinto di aver precisato tutto quanto mi era stato contestato. Penso, aggiunge Valentini, che la richiesta del pubblico ministero possa servire ad accertare la mia totale stranietà rispetto ai fatti oggetto di indagine, una vicenda sulla quale è necessario fare completa chiarezza per garantire la massima tutela delle persone rimaste al loro malgrado coinvolte. Ho sempre fatto il mio dovere di sindaco, conclude Valentini, rispettando la legge e tutelando l'interesse dei cittadini.